turno infrasettimanale per il Monteporcio Catone che affronta in casa il Marino. Si tratta di un recupero di campionato. Giornata molto nuvolosa con rischio di pioggia a Monteporcio. Partiti. Qui c'è recupera la palla il Monteporcio, c'è una verticalizzazione, il numero 10 che la dà al numero 7 credo, parte un cross e qui c'è il numero 11 che viene spinto alle spalle, cade a terra e riguardiamo un attimo, ci potevano anche essere qui gli estremi per un calcio di rigore, siamo nelle battute iniziali della partita, ma l'arbitro non è di questo avviso. Guardate qui invece cosa combina la difesa del Monteporcio, qui c'è, perde palla il difensore, poi la palla scivola tra le mani del portiere su un cross apparentemente innocuo e il Marino va in vantaggio. Quindi prova adesso il Monteporcio a recuperare, qui c'è un calcio di punizione, il numero 11 la passa al numero 10, tira, facilmente parata dal portiere del Marino. Ancora il Monteporcio al centrocampo, c'è un lancio, viene fischiata una punizione nei confronti del centrocampista del Monteporcio, ma si poteva concedere, come vedremo forse qui, si poteva concedere la regola del vantaggio e ammonire poi il calciatore del Marino. Qui comunque c'è il calcio di punizione, viene battuto, colpo di testa comunque del numero 10 che finisce tra le braccia del portiere. Qui è il Marino, viene messo giù, come rivediamo, il numero 10 del Marino, c'è un contatto spalla a spalla, poi il numero 10 accentua un po', mi sembra, parte comunque un calcio di punizione. Guardate qui cosa succede, non si è capito bene, qui sembrerebbe che neanche l'attaccante del Marino abbia toccato la palla, è entrata proprio da sola, almeno da queste immagini appare così. Comunque un'altra svista chiaramente della difesa del Monteporcio e 2-0 per il Marino. Calcio di rimessa dal fondo da parte del Monteporcio, il primo tempo finisce qui, Monteporcio a passo molto rinunciatario, il Marino più che giocare la partita è stato costretto perché Monteporcio era in difesa. Punto. Ecco il secondo tempo che parte con uno spirito chiaramente diverso del Monteporcio, almeno per quanto riguarda la supremazia del campo, qui si fa subito in avanti, viene qua reclamato un calcio di rigore da parte dei monteporziani, vediamo bene, rivediamo un attimo per un fallo, un presunto fallo di mano, però almeno da quanto si vede in questa immagine, che non è molto limpida, non sembrerebbe. Calcio di punizione del Marino, colpo di testa pericoloso ma parato comunque dal portiere Monteporcio, calcio d'angolo, colpo di testa seguente e un altro gol del Marino, 3-0. Adesso il Monteporcio che cerca di reagire. Ecco, vediamo adesso il numero 16 credo sulla fascia che salta l'uomo, crossa benissimo a centro ma viene mancato, buona l'opportunità perlomeno per accorciare la distanza. Ancora il Monteporcio che comunque sia sta giocando nella metà campo del Marino. Adesso vediamo il numero 9 del Monteporcio che se ne va, duetta con il numero 10, cross pericoloso, leggermente alto perché toccato dal portiere e l'azione sfuma. Ancora il Monteporcio, ancora il numero 10 su, ci riprova, poi ancora il Monteporcio, parte un tiro, come vedete le azioni
sono tutte nella metà campo del Marina. Monteporzio quindi sta giocando con un altro tono. Ancora più parte un lancio pericolosissimo, il 10 la passa al numero 16, cross, ecco il numero 9 del rete, bellissima azione, bellissima azione, e si riesce perlomeno ad accorciare le distanze, 3-1 con una ottima azione. Ancora Monteporzio che sulle ali dell'entusiasmo prova a fare qualcosa, parte ancora un lancio tra il 10 e il 16, però questa volta è leggermente lungo, ecco, vedete che sta piovendo, qui c'è una decisione alquanto discutibile, parte il lancio, viene fischiato un fallo, c'è un contatto spalla a spalla, il 15 subisce, viene sbilanciato, poi forse si attacca un po' alla maglietta, però vabbè, punizione per il Marino. Qui viene, no, eccola, viene uguale, aveva preso un giallo al Marino, ci sono proteste e il Monteporzio rimane 10 perché viene espulso per doppia ammonizione il numero 14. Calcio e punizione del Marino, adesso in 10 la partita si fa difficile e purtroppo il Marino segna il suo quarto gol per il Monteporzio sotto questa pioggia in 10 e con qualche acciacco la partita si è fatta difficile. Ancora però il Monteporzio che fa vicino al raddoppio, ancora il Monteporzio con un uomo in meno sta cercando comunque di onorare la partita, ancora il numero 10 viene messo giù, calcio di punizione per il Monteporzio, lo batte lo stesso numero 10, ben calciato sotto la traversa ed è 4-2. Vedete in la pioggia come si fa a sentire, 4-2, Monteporzio in 10, mancano pochi minuti, questa è una delle ultime azioni che sono rimaste, c'è un cross in aria a sperare in qualche tocco, ma la palla viene ribattuta e credo che qui finiscano le ostilità della partita. Marino 4, Monteporzio 2 e De Passa del Capitano vi dà da rivederci a tutti i telespettatori. Ciao, 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 ciao.